Davide Longoni è un commercialista, revisore e si occupa di start-up. Qual è la situazione in Piemonte? Le start-up sono un nuovo istituto, anche se ormai il termine è entrato nel linguaggio comune. Il Piemonte è davvero innovatore, come si dice? Certo, dunque, il Piemonte si trova anzitutto come territorio con la sua città, capoluogo Torino, al terzo posto in Italia dopo Milano e Roma per numero di start-up, che a fine 2015 sono circa 270. E il territorio piemontese si trova al quinto posto come regione per maggior numero di start-up innovative. Una novità senz'altro importante è arrivata con il via libera del 10 dicembre scorso da parte della giunta regionale piemontese, con un'azione sul piano operativo del Fondo Strutturale Europeo per il periodo 2014-2020, che ha previsto uno stanziamento di 8 milioni e mezzo per lo sviluppo di nuove imprese per questi 7 anni, nello specifico con 2 milioni di euro di investimento per il biennio che stiamo vivendo 2015-2016. Inoltre è stato ampliato quello che sono i soggetti target relativo allo sfruttamento dei servizi degli incubatori universitari pubblici. È stata ampliata la platea anche ai soggetti non solo di astrazione accademica, ma anche, quindi ricercatori accademici, ma anche ai soggetti che abbiano un titolo di scuola media superiore, che abbiano un curriculum inerente con quello che è il progetto innovativo da portare avanti e che siano o di età minore o uguale ai 40 anni oppure in situazione di inoccupazione o disoccupazione. Porta avanti in concreto le start-up, sono più uomini o più donne? Tendenzialmente sono più uomini, abbiamo anche adesso da prendere in considerazione una parte di cittadini stranieri che vengono anche in Italia proprio per sfruttare gli incentivi. E chi sono e soprattutto quali sono i settori meglio più favoriti? Dunque, i settori più favoriti sono quelli riguardo all'innovazione, allo sviluppo e alla ricerca e servizi alle imprese, che occupano praticamente il 75% di tutte le start-up, non solo in Piemonte ma anche in Italia. Circa il 20% si occupano di produzione in senso stretto e meno del 5% si occupano del commercio. Il settore enogastronomico è rappresentato? Anche quello, soprattutto nella nostra realtà e in altre regioni italiane con molta tradizione enogastronomica, sono sviluppati e si sta facendo davvero molto anche sotto quel punto di vista lì, forse in Italia di più che in altre zone europee. Fino al 2016 quindi potrebbe essere un buon anno per aprire una startup? Assolutamente sì, lo confermo.